Diciamo, ora abbiamo un blocco di tre interventi dedicati al ENI. Ringrazio assolutamente l'ENI per aver partecipato in maniera così massiccia a questa iniziativa. Comincia Sergio Nardon, che è l'Area Knowledge Coordinator per la geologia, poi avremo Danilo Monti, Area Knowledge Coordinator per la geofisica, e poi Diego Sonaio, che invece è uno specialista di selezione. E quindi ringrazio Sergio Nardon e gli cedo sicuramente la parola. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Sergio Nardon e se non vi disturba sto in piedi perché sono un geologo e i geologi sono abituati a camminare e quindi anche in questa occasione farò altrettanto. E il secondo perché mi permette anche di vedervi più da vicino e di conoscervi in qualche modo. Una volta si diceva che i geologi si riconoscono nelle fotografie degli affioramenti perché hanno la camicia a quadri. Non so se questo vale ancora, qualcuno ce l'ha, se però osservate me e i miei colleghi, loro hanno la giacca blu, io ce l'ho di un altro colore, quindi i geologi sono un po' più meno conformisti, sono un po' più sciolti in certe occasioni. Devo confessarvi che sono abbastanza emozionato dentro questo edificio così storico e interessante ed è forse la sede più bella dentro la quale io abbia parlato e abbia raccontato delle storie. Grazie, ma è soltanto una constatazione. Però volevo attirare la vostra attenzione. A voi piace questa sede? Sì. Ok, bene, benissimo. Sappiate che se non ci fossero stati i geologi all'epoca della costruzione, questi bellissimi marmi, che ci sono un po' di tutto, da marmi a ofiuliti, a brecce, eccetera, eccetera, non sarebbero stati trovati e non sarebbero stati appesi a queste pareti con degli effetti scenografici notevoli. Per cui ringraziamo i geologi dell'epoca che trovarono queste rocce e di cui noi adesso godiamo effettivamente la presenza. Giusto per sgomberare il campo da ogni illusione, alla fine della presentazione io chiederò al professor Parente la presentazione che lui ha usato per illustrare le vari aspetti della geologia nel mondo del lavoro. E la userò per andare dal mio responsabile di unità a chiedergli un adeguamento del mio salario alle famose cifre di 80.000 euro che sono state citate lì. Ecco, quella, nonostante io abbia anni di esperienza, il numero mettetelo voi che varia tra 20 e 30, non raggiungo gli 80.000 euro lordi di stipendio, per cui grazie Mariano, lo userò per richiedere un adeguamento. La seconda cosa che volevo passarvi e che è passata anche attraverso il precedente oratore del professor Saladino, che parlava di sua sorella geologa. Ecco, una cosa che mi ha suscitato e che porto sempre presente durante queste comunicazioni è la passione per la geologia, il nostro motore, e la passione per la materia che abbiamo studiato negli anni sui banchi di scuola, spero poco, e sugli affioramenti, spero molto, ed è quindi quello che è veramente il nostro motore nell'ambito del nostro lavoro. Io posso dire che grazie a Leni faccio uno dei lavori più belli al mondo, che è quello del geologo, anche se ultimamente ho un po' deviato come all'interno della società come applicazione, però è un lavoro che mi è sempre piaciuto, sul quale ci ho creduto e sul quale avevo investito da giovane le mie energie. Per cui vi invidio un po' quelli che potranno continuare a fare questo lavoro e hanno davanti molti anni di esperienza, perché è uno dei lavori più belli e che dà molta soddisfazione.
Detto questo, siccome geologi ci nasce, ma poi geofisici ci diventa, io la presentazione la faccio da seduto. Allora, avete visto, visto dal mio collega quali sono le possibilità di ruoli che abbiamo per un geologo. Io adesso invece vi faccio vedere quello che potreste fare a livello di ruolo di geofisico, se il vostro curriculum è tale da poter essere candidati appunto nel settore della geofisica. Ho cercato di essere semplice il più possibile in modo tale da darvi delle informazioni magari che sapete già per quanto riguarda magari delle esperienze già maturate nel vostro curriculum scolastico, oppure delle informazioni che non avete ancora avuto modo di avere. Allora, in geofisica, qui ho fatto un elenco, ci possono fare tantissime cose. Si può fare della sismica, si può fare della gravimetria, della lithofluid prediction. Cercherò in qualche modo di illustrarvi in maniera molto semplice l'attività. Allora, partiamo da qui. La sismica nella industria petrolifera è un elemento chiave, cardine. Cioè non si può fare esplorazione petrolifera senza avere il dato sismico. E sul dato sismico si investono milioni e milioni di dollari. Qui vi ho rappresentato in maniera molto semplice gli ambienti dove si può fare sismica e sono i più disparati. Si può fare in mare, si può fare nel deserto, si può fare nelle paludi, negli altipiani e si può fare ultime esperienze fatte da noi anche in ambiente artico. Qui spendo una parola in più rispetto a quello che ha detto il mio collega per quanto riguarda quello che in azienda viene chiamato HSE, cioè sicurezza, ambiente e salute. Allora, ogni anno il nostro amministratore delegato inizia la propria discussione sull'andamento dell'anno l'anno esplorativo facendoci vedere le statistiche per quanto riguarda come è andato la situazione, chiamiamola, di incidenti, perché dice che un'azienda come la nostra non si può permettere nessun tipo di danno alle persone e alle cose. Prima ancora di un'analisi di tipo economico-finanziario, quello che lui tiene a sottolineare è che il rispetto assoluto della sicurezza delle persone e dell'ambiente. Questa è una cosa che vorrei sottolineare, perché come ha fatto vedere il collega, magari la percezione di un ambiente petrolifero o comunque non è quella che Eni vuole dare e vuole essere. Banalmente, l'intervento del dottor Sonaglio. Sì. Buongiorno a tutti, io sono di formazione psicologica, sono Diego Sonaglio e da circa 5 anni mi occupo di reperimento e selezione per tutte le figure all'interno del gruppo ENI, in particolare per la parte legata all'exploration and production, quindi all'upstream e tutti i technical services. Lavoro all'interno di ENI Corporate University, che è una società 100% ENI che è sostanzialmente il punto di ingresso di tutte le persone che entrano all'interno della nostra azienda. Si occupa sostanzialmente di selezione, formazione, knowledge management e il punto focale di ENI Corporate University è quello di valorizzare le persone che si affacciano e lavorano all'interno della nostra azienda. Un altro responsabile delle risorse umane tiene sempre a sottolineare che in tempi di crisi un contadino cerca di risparmiare su tutto, ma un contadino in tempi di crisi non risparmia sulle sementi che poi daranno il raccolto degli anni successivi. Ecco perché anche in questi tempi in cui, come ci confermano i nostri esperti, il prezzo del barile comunque è in calo, noi cerchiamo di investire sui giovani neolaureati e vi do uno spaccato per quello che è per quelli che sono gli ingressi in azienda all'interno di una specifica divisione che è l'Exploration and Production tra il 2010 e il 2015. Quindi vedete che come laureati in geoscienze ci attestiamo sempre intorno al 18 per ogni anno. Quest'anno ne abbiamo in programma, Sergio,
32, una trentina, quindi di laureati, comunque esperti e giovani laureati nel settore delle geoscienze, tendenzialmente cerchiamo di reperirne circa una trentina l'anno. Quindi si investe proprio sulle persone, sui nostri giovani laureati. Per fare questo bisogna chiaramente passare una valutazione psicoattitudinale prima di poter incontrare i tecnici e gli esperti per far capire ai tecnici quelle che sono le vere e proprie competenze tecniche. Quindi un gruppo di metodologi insieme a responsabili ENI, psicologi, ha stabilito, quindi ha deciso qual è il modello di riferimento che una persona dovrebbe seguire per poter entrare all'interno di ENI. Quindi lo ha diviso per chiaramente vari lotti, che sono cluster di competenze, e all'interno di questi cluster di competenze sono declinate delle vere e proprie capacità psicoattitudinali che vengono rilevate durante il momento della selezione. Quindi abbiamo il sapere e saper fare, all'interno del quale ci sono capacità come analisi, problem solving e pianificazione. Abbiamo il barilotto del coraggio di cambiare, all'interno del quale in un'azienda come ENI è richiesta una forte apertura al nuovo, piuttosto che un'iniziativa, una presa decisionale o una capacità di vagliare le diverse alternative d'azione. Abbiamo il barilotto dell'essere squadra, legato tendenzialmente a quello che dicevano i colleghi, alla capacità di lavorare in gruppo, di comunicare il proprio messaggio in maniera efficace, ma anche di negoziare in maniera assertiva la propria posizione. Piuttosto che poi gli ultimi due barilotti raggruppati, avere passione ed essere esempio, sono sostanzialmente legate a quelle che sono le proprie caratteristiche di personalità che vanno a potenziare o depotenziare quelle che sono le capacità in precedenza. Basti pensare all'energia, gestione dello stress, autoefficacia. Una persona che può avere un'alta capacità di analisi analizza in maniera diversa se ha anche un supporto energetico e quindi una costanza in quello che sta analizzando rispetto a qualcuno che magari ha un'ottima capacità d'analisi ma a livello di costanza e di energia ne ha meno. All'interno di questo cluster di competenze ci sono anche tutte quelle che sono le motivazioni che una persona può avere per lavorare. Le motivazioni, ci tengo a dirlo, sono tutte legittime. Chiaramente una persona può essere motivata al prestigio, ai soldi, come abbiamo visto prima, piuttosto che alla passione, al contenuto che hanno cercato di far trapelare miei colleghi, nel senso la passione del contenuto rispetto a quello che sta facendo, piuttosto che una persona interessata a superare brillantemente sfide sempre nuove. Ecco, le motivazioni sono tutte legittime. Quello che noi invitiamo a fare durante il primo step di selezione è cercare di farvi ragionare su quelle che sono le vostre motivazioni intrinseche. Una volta che si capiscono quelle che sono le vostre motivazioni intrinseche, chiaramente poi una persona potrà andare a lavorare in maniera più serena. La dottoressa Elisabetta Cascone, l'ingegner Ippoliti del consorzio COCI. Chi comincia? Allora, cominciamo con l'ingegner Raffaele Ippoliti, che è responsabile del settore ambientale di COCIF. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio l'occasione che mi viene data oggi per riportare un esempio pratico di quello che si sta facendo su forse la più grossa opera pubblica in costruzione in Italia oggi, che è il Terzo Valico, quindi è l'infrastruttura strategica che consentirà di collegare il porto di Genova con Rotterdam. L'infrastruttura è inserita nella rete centrale TEN, nel cosiddetto corridoio Reno-Alpi. Vi faccio questa presentazione per farvi capire perché l'opera pubblica e perché la necessità di avere dei geologi all'interno dell'opera pubblica. Come dicevo, il
Il corridoio Reno-Alpi consentirà di collegare e di trasportare le merci che arrivano dai paesi dell'Oriente tramite il canale di Suez arrivando su Genova, ricollegandosi con la rete infrastrutturale sino a Rotterdam, per poi essere ridistribuita in tutta l'Europa nord-centrale. Questo corridoio dovrebbe consentire, nell'ambito di quelli che sono gli sviluppi futuri, un risparmio di circa 7 giorni di navigazione delle navi, quindi con costi di sicuramente di interesse importante. Chiaramente il primo tratto è quello che vedete in rosso, che è il tratto da Genova a Tortona, in Alessandria grosso modo, per poi ricollegarsi verso Torino e quindi ricollegarsi verso la Torino-Lione e verso Milano per poi prendere il Gottardo, il Cerere e arrivare su verso Rotterdam. Purtroppo, e questo è un qualche cosa che a me come ingegnere dispiace, purtroppo lo sviluppo delle opere pubbliche in Italia ha dei tempi, non dico geologici, ma basi. Cioè immaginiamo che il progetto preliminare della Milano-Genova è stato approvato dal CIPE nel 2003. Abbiamo iniziato la costruzione nel 2012. Sì. Dunque, io, come mi suggeriva Mariano, io mi sono laureata qui nel 90. Nel 1990 e ho cominciato abbastanza presto ad andare via da Napoli, quindi questa è la prima cosa da dire per quanto riguarda la mia esperienza. E ho cominciato parecchio tempo fa, circa 15 anni fa, proprio su questo progetto, come geologo di campo. Ho seguito la campagna geognostica del progetto preliminare di questo stesso progetto, quindi avevo una sorta di conoscenza almeno dei luoghi quando poi ho fatto il colloquio un anno e mezzo fa. Dunque, nella fase esecutiva di questo progetto io però rivesto un ruolo di geologo ambientale, quindi nell'attuazione del piano di utilizzo delle terre rocce da scavo. Nell'ambito del criterio di sviluppo sostenibile, la normativa comunitaria con la direttiva appunto 98/2008 che viene recepita dal decreto legislativo 205 del 2010 in un certo senso amplia e modifica il decreto legislativo 152, che è il testo unico sull'ambiente in Italia, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Il decreto legislativo 152... Dottor Marchese, nel cartello sul potere chiedere. Buongiorno. Io sono stato il project manager del Terzo Valico nel 98 e devo dire che è molto interessante la geologia così di questo progetto. Il titolo della mia presentazione è Il geologo, la geologia e l'etica. In realtà poi mi sono accorto, presentando e facendo questa presentazione, che poteva essere molto un po' noioso parlare di etica ai ragazzi, funziona poco, tanto sappiamo tutti di cosa stiamo parlando quando parliamo di etica. Quello che mi interessava invece dire è quali sono le caratteristiche che deve avere un professionista, e sono ovviamente la competenza, la passione per il proprio lavoro, essere pragmatico, avere molto rigore, buon senso e sobrietà, ma tutte queste non sono caratteristiche intrinseche. Queste caratteristiche devono essere percepite dall'altro,
se non sono percepite dall'altro. Uno può essere competente quanto vuole, avere passione quanto vuole, ma non funziona. Quindi la capacità delle persone, dei professionisti, di trasferire la propria sapienza agli altri. Come? Con competenza, passione, pragmatismo, eccetera, e con fiducia. Noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi con queste caratteristiche, ma anche con eleganza. L'eleganza viene dal latino eligere, che vuol dire scegliere. Io scelgo di fare le cose buone. Ma anche con generosità. Se una persona, un professionista, non è generoso, se non mette a fattor comune la propria conoscenza, la propria sapienza, non è un professionista. Si cresce solo mettendo a fattor comune la propria conoscenza. Altrimenti si rimane isolati. I professionisti non possono lavorare da soli. È stupido lavorare da soli. Generosità. È la generosità. Il lavoro del geologo, parliamo di geologo. Parlerò molto poco di geologia, ve lo dico già adesso. La Silvia che mi ha invitato ha rischiato molto facendomi fare questo intervento. Mi ringrazio parente per questa fiducia. Il lavoro del geologo è questo. C'è un padre che cerca di insegnare a tutti i costi la matematica al proprio figlio. Non ci riesce. La matematica, dice, è importantissima per qualsiasi lavoro che tu debba fare. Ma io voglio fare il geologo. Ma, dice il papà, ma il geologo non è un vero lavoro. La cosa che più mi piace quando faccio il geologo è che quando passo, viaggio in treno, guardo le montagne e so di che cosa sto parlando. Ce l'ho dentro la testa, come si sono formate e perché stanno lì. Il lavoro del geologo serve responsabilità e consapevolezza. La consapevolezza è quella cosa che ci fa fare le nostre azioni senza sbagliare. Purtroppo alcune volte le facciamo inconsapevolmente. Quante volte, secondo voi, attraversiamo la strada della nostra vita? Provate a dare un numero. 10 volte al giorno, 4.000 volte l'anno. Bene, responsabilità. Io ho lavorato 4 mesi in Arabia Saudita, vi racconto questo piccolo episodio. Il cliente di solito è uno sceicco che mette i soldi. C'era l'impresa che faceva uno scavo di 6 metri per 6 metri per 6 metri gettando magrone per una fondazione su un terreno in roccia. Lo sceicco era un ingegnere, è passato e ha visto questo errore.